Eso ha cumplido un poco de menos idea de vos, no, por favor. Lady. Queste che noi schiaccioliamo, c'è una sacca, vedete? Questi, capito?
ogni volta sappiamo che lo centro del centro di Firenze è origine, e se tu metti questo stangone per tutta la lunghezza, tante volte, soprattutto perché a destra, c'hai l'impedimento da parte del passato, quindi preferisci mettere la schiacciola che la lascia al centro. Però la cosa migliore è di molto da vedere. Dove? Questo è il tubo del soffitto, il tubo del soffitto si mettono pure questi, quelli più che altro per mantenere la linea dritta e quando è mica appunto dove è la... Ok, quello che da un po' oggi, uno, io capisco, uno, cioè, se fosse distante, immaginate che può stare lì, dopo 14 mesi, sottovalutare. È agosto, spaccato, siamo qua, non c'è più caso. Però mi pare che la scelta, non la nuova. Quindi cerchiamo di, no? Dare anche una. Perché ribadisco il fatto che stiamo ancora indietro col lavoro, che il signor Rossella è arrivato. Cazzo, non si faccia. Poi dobbiamo lavorare anche con le luci, penso alle cose che abbiamo fatto. Ci abbiamo in piedi delle macchine. E quella che non abbiamo ancora realizzato che è quella che ha pensato che mi hanno dato in serie una corda per le gare. E penso che adesso metto in discussione queste idee così, poi hanno individuato altre due che erano le viste mobili e la sbarre che non all'altro. Quindi io ho di realizzare perlomeno le sbarre che vengono all'altro. Decidere dove mettere e poi possibile cambiamento, perché noi dobbiamo vedere anche in relazione a quello che è fatto lì, naturalmente le sorci. Allora, le sbarre che vengono all'altro, noi possiamo inventare, vedete, di trovare un qualche cosa che ci abbia, che sia lungo, e che ci abbia la possibilità di essere legato in un punto preciso del centro, quindi che faccia l'asse col paricentro, affinché quando venga su dall'alto sia un punto preciso. Se tu chiaramente tu anche su una sezione di 5 cm, 7 cm, metti la punta della corda fuori dal punto, dall'asse del paricentro, quello è il punto. Se più è pesante si tiene il baricentro. Pesante si tiene il baricentro, ma anche se è pesante, quantomeno se tu riesci a mettere la corda fuori, quantomeno comincia a girare. Se gira lo stesso, però se lo metti al centro non gira. Quindi noi dobbiamo trovare qualche cosa che ci abbia, che sia sufficientemente pesante, sufficientemente lungo la base di questa cosa, questo effetto. Abbiamo pensato, questa è l'idea, me la venuta a me, non so se l'ho fatto o no. Questo speravo, dai. Ah no, era già da qualche giorno, avevamo pensato un po' a qualcuno di noi, che se viene dall'alto, una spicca di tutti, e arriva in un determinato punto vicino, spicca di tutti, una spicca di tutti, disegna un segmento ideale, quello potrebbe, quello è un elemento dove il fattore può tenere in considerazione. Se per dire se ne metti 4, uno qua, ma è, hai 4 già una tazza. Facci tirare, chiaramente, questo che sta appena tirato, appena tu lo tocca, se lo tocca dopo, poi da fuori, no? Possono essere anche degli elementi chiave quando la base a cui si deve inserire, quello che si conosce, ma è a cui in quanto caso si va a inserire. C'è un minuto, cioè 4 cm di inserire con la scroscetta, se non funziona non riesce a inserire da qua. Quello che abbiamo tirato fuori anche a livello, diciamo, di immaginazione, molto. Dato che
due dati conoscitivori che io ho, diciamo, definito, uno, quello che Danilo chiama teatrosità, due è il fatto che il testo, abbiamo capito, il testo non è quelli sono sottotesti di una sceneggiatura, di un disegno, di un testo generale che è quello del laboratorio. Il laboratorio è il testo a cui noi dobbiamo servire. Chiaro, no? È chiaro, no? Questo è un dato importante che sicuramente possiamo confrontarci di qualcosa che a questo punto non appartiene più solamente a chi decide mentre si sia studiato e come hanno fatto finora, ma è qualcosa che appartiene a tutti, cioè noi tutti quanti siamo scenografi, musicali, eccetera. Tutti quanti noi ci dobbiamo confrontare con questo. Sta arrivando. Vabbè, fa come ti pare, basta carino, quanto ci metti? Vabbè, dai, ciao. Se giustifica pure, capito? Tratta del bene, è di essere buono, per favore. Non mi pare. Quindi, appresa questa storia che il testo è diventato il laboratorio, cioè il laboratorio qua, questo laboratorio che vengono delle cose, e noi abbiamo questo, che è un laboratorio attorno. Danilo disse tanto, laboratorio perché? Perché tu, perché le cose, allora lui dovrebbe, ah, dobbiamo entrare in azione, però le relazioni ci sono attualizzate, perché di qua, perché dell'altro, di quanti più o meno avevamo. Il fattore recitativo, il fattore, diciamo, recitativo diventasse più importante, in qualche modo noi dovessimo servire questo lavoro, a noi ci stava. No? E quindi dovevamo fare, diciamo, servire a questa cosa qua, invece noi abbiamo capito che il testo comunque è stato messo qui, è qualcosa di più grande, che appunto il laboratorio, ma è un laboratorio dove loro sono noi. Per cui se tu dimostri come ti arriva a un punto di un training, no? E dimostri al mondo come si fa sto training, oltretutto Danilo non vuole neanche farlo diventare uno spettacolo. Lui pretende che questo sia qualcosa dove noi ci piace, e appunto chi sta lì fa di più. Io non sono d'accordo, ma lui dice mettiamo in scena il laboratorio, ma se il laboratorio è per lui, cioè per gli attori, il laboratorio è per noi. E è un laboratorio pure per noi, dove noi, io penso che possiamo anche decidere di mettere in campo quello che a noi ci deve fare. Nel senso, a che punto siamo arrivati in questo laboratorio? Il laboratorio però non è solamente quando siamo bravi a fare la luce, da una poetica qua, o fa un punto una macchina, fatto poi anche. Noi il laboratorio riesce ad entrare in relazione con un'altra scena, una scena. E quindi pure per noi è un esercizio decidere di vedere quanto noi possiamo entrare in relazione. Però questo a noi ci dà la dignità, che come dire. Noi siamo parte integrante di questo spettacolo, non stiamo a sentire nessuno, stiamo ad interpretare noi con voi questo che è un reale. Io sto assurdo parlando di questo, soprattutto tutto quello che abbiamo tirato fuori. Quindi se noi stiamo a servire nessuno, ma se non il testo, che in questo caso è il laboratorio, possiamo fare che questo laboratorio no.
dicevo appunto che parte integrante anche il cemento. E quindi avremo un discorso del problema della viadosità. La viadosità, di cui parla la Libia, sostanzialmente la preziosità, la inutilità, che non ha una relazione con il resto di quello che c'è, se non fino a se stessa. La dimostrazione del nulla, cioè del fatto, è qualcosa no, che se c'è sta va anche lontano. Tipo, appunto, che lui diceva di ciò che non è necessario, ciò che è di iniziare con le quinte tutte chiuse, magari il fondare e poi il fondare se ne va, cioè per lui questo è teatroso, cioè è una cosa che è fatta apposta, è una cosa che capito? Infatti se tu stai sul palco e non sai cosa fare, non faremo nulla, cioè questo è magari per dire che non pensare di fare qualcosa perché sei sul palco, ma fai qualcosa se tu vuoi, cioè la cosa che devi fare, l'urgenza di fare, sì, la precisione. No? Le sedie no, assolutamente, però il percorso che abbiamo fatto era molto di estetica, di suggestione, del mare, del pietro sotto, e invece la magia che vuole del Nilo è molto più grezza, molto più forte, no? Però legata a quello che nasce sì, legata alla normalità, cioè al laboratorio completamente aperto, la situazione quotidiana del laboratorio che va avanti, è la capacità degli attori di trasformare in un secondo quell'azione nella giusta attenzione. Ok, ma i tecnici avrebbero la possibilità di utilizzare le macchine? Sì, sono per cioè, per un tecnico trasformare in un secondo è un concetto che non esiste. Infatti abbiamo via, questa cosa qua. Allora, se io devo fare una cosa, io sto che sto accanto, non è che la devo preparare. Se io la devo preparare la cosa, la devo preparare, altrimenti rischio anch'io di fare una perdita così tanto. Perché se io faccio una macchina e la posso utilizzare un momento come una panazzina, è più finta quella che non magari una cosa che io ho fatto apposta e che mi serve per me. Io comunque sono di ragazzi. Scusami, ma la macchina che tu c'hai, no? Non la puoi utilizzare?
nel momento in cui gli attori improvvisano tutti gli dicono la maschera di loro. Secondo me è... certo dovresti lavorare insieme. C'è stato un punto dove non è stata chiamata ancora in filo con tutti i centri di medico. Beh, guarda, come se lavoravamo insieme, prendiamo di un'inchiesta per questo tipo di progetto. Loro non hanno ancora né idea di come ancora costruire queste scene e neanche hanno poi inventato questa tecnica. Che tutti quegli oggetti esistono veramente, cioè uno pensa, leggendo questo adesso che riprendo sì, mi sta tutto, non lo so, mi sento una ricerca, ragazzi di un figlio, quindi cioè, a me è venuto in mente che forse potremmo costruire uno tanti di questi oggetti, nel senso cose piccole, robe di sono cose piccole. Tengo via da Europa. Però non so perché Pinterest è creato per l'assurdo, leggendo nell'immediatezza anche di lettura o di ascolto di quel testo pensa che tu stai parlando di una cosa che non esiste, invece la scoperta, che è quello che diceva lui, no? La cosa che la tensione che ti fa scoprire un senso diverso, che è quella che ricercava sempre. Quello potrebbe essere un modo per intervenire noi, non so in che modo, però costruendo magari uno di questi oggetti, nel momento in cui quelli ne parlano, o la seconda volta che quelli ne parlano, per cui prima si è ascoltato non capendo, perché comunque uno si sente che quei nomi non li conduce a qualcosa di reale, a qualcosa di reale. Cambia, entra in scena a fare la sua scena e a un certo punto tu gli lanci. Eh sì, cioè a me mi cambierebbe. Cazzo è questa roba, che ci devo fare? A girare un altro attore, sì. A ridere indietro le regole. Siccome un elemento è anche per noi, loro che ce l'avete per noi, noi ci siamo
all'inizio ho detto questa cosa, questa sensazione di svelamento, non so se poi non ti hanno detto. No, non lo so, cioè perché a me mi ha dato quella, lei giustamente dice a me mi dà quella suggestione lì, io costruisco una cosa perché è quello che sto facendo, no? E ti metto in gioco a te questa roba qua. Come reagisci? C'hai una reazione, non ce l'hai, non serve a niente, me la rimandi indietro, quindi io gli devo fare una modifica, non so. Però certo, questo è ovvio che non è. Ma è però la sperimentazione, cioè non lo so, per dirti, io ma una cosa che succede all'improvviso non può essere erosa, cioè una cosa che succede all'improvviso, no? No, è che si diceva, perché si diceva, probabilmente lo snob ci sarà quando lavoreremo assieme, così per dire appunto un'americana che cala, Danilo penserà che è magia dell'improvvisazione, però almeno noi a quel punto ci facciamo un fermo, cioè quello lì è fatto, magari cioè, l'effetto tu la fai oscillare quando vuoi, però almeno hai la sicurezza di metterci un fermo, fermo lì, cioè nel senso che. No, guardate che il pubblico non deve capire che cioè, il pubblico deve vedere la prova. Non è una cosa che c'è tutti i giorni qua, sono il laboratorio. Io sì. Però poi in certe scene, quando vanno a fare le scene queste scritte, sta tutto a stare di laboratorio, sparisce e nasce la teatrosità che dura quei due minuti della scena, quindi teatrosità. Comunque secondo me cioè, Danilo non è che ci sta chiedendo no, cioè, non è che di base lui si abbia cioè lui si fa benissimo la prova aperta quella dato quello attento che ci sta questo si richiama il discorso mio del 9.30 volevo andare a Capocotta la mattina fino alla cintura e poi no, però rimaniamo allora il punto di partenza è stato che i laboratori devono trovare una strada in comune, devono trovare un incontro di sperimentazione, cioè. Però partiamo dal presupposto per questo che comunque nessuno ce lo sta chiedendo a gran voce, abbiamo delle idee, perché in realtà io quello che ci chiede è poi di non avere idee, ma di fare quello che loro stanno facendo la cosa. Siamo no, la cosa strategica. Però tu dice, tu devi avere idee, metti delle idee tu a fare un po' mia, metti delle cose, creati delle problematiche, però tu non essere mia tu, cioè non essere la diciamo la carta di costruzione. Che però se di sotto testa in realtà dice. Però concettualmente noi possiamo prendere tutte le nostre sacche, qualche caschetto, martelli, schiacciole, corde, ci piazziamo fissi, immobili per la durata di tutto il laboratorio in giro del parco. Immobili. Secondo me non può decidere che fare, cioè è una scelta nostra. L'hai stupito, è vero, se non sai cosa fare, non fare. Però dovremmo anche cogliere l'occasione, questa è anche l'occasione ragazzi, secondo me, perché al di là di Danilo, cioè realmente forse per la prima volta nel cerchio di teatro il tecnico e l'attore in maniera collettiva si incontrano, quindi noi potremmo anche decidere di affrontare che cazzo è quello che penso Danilo e poi in una sede appropriata fare i compiti di quello che è stato il laboratorio e vedere ciò che di buono però si può creare e che noi ci possiamo portare anche appresso poi perché tipo la signora attrice che è venuta ieri, l'altro ieri, c'ha pure una certa età, è venuta a seguire il nostro laboratorio e lei ci ha dato un feedback positivo rispetto a questa cosa che il lavoro dell'attore e del tecnico si incontrano e c'è interesse su questo. Beh, è una cosa che funziona. Per cui al di là di Danilo
utopici su questo. Cioè, abbiamo a disposizione i testi che sono l'unica reale connessione tra noi e gli attori. E poi sono anche quelli che non si è detto, che c'è solo un laboratorio che è il testo principale. Vabbè, per noi è la macchina, sono qui, no? Posso dire una cosa? Ma se, cioè, se tu una cosa la stai facendo veramente, no? Cioè, stai veramente la prima cazzata che mi capita tirando giù una mezzana, realmente in scena, anche se l'hai programmato, cioè, non è una cosa... Cioè, allora è programmato il fatto che sia già legata alla mezzana, no? È reale, sta succedendo realmente, allora gli toglie tutto. Sì, sì, ma gli toglie tutto il... Poi è ovvio che ogni mestiere ha una peculiarità diversa, allora io faccio l'attore, so che ogni sera devo ripetere la stessa cosa, mi devo trovare io una motivazione per farne la differenza, per non ripeterla, eccetera, eccetera. Ma un tecnico è ovvio che deve rispettare certe dinamiche di sicurezza, di proprio materiali perché deve dire su quella cosa, ma il fatto di farla gli dà la verità di quello che sta facendo. Perché anche in sei personaggi c'è stato quello che credo che lui c'è proprio qualcosa che secondo me sta accadendo, non ci si può arrivare, il semplice fatto che no, che avremmo dovuto iniziarlo a fare in tempo questa visione, adesso l'ultima settimana non l'ha potuto fare, ma io non credo che lui la voglia fare, e anche perché il terzo da fare l'avrebbe fatta possono essere anche solo due giorni, è come quando devi fare prove
è arrivata la scena, poi arrivano attori, fanno le prove e così si vede come lo spettacolo. È al solito. Così è al solito, perché così finisce al solito, soltanto lo finisce. Però il problema è che cioè, secondo me, così come sono fosse le cose, non se ne esce, nel senso è completamente inutile continuare a ragionare. Però noi possiamo ragionare su quello che abbiamo detto. Secondo me noi dobbiamo andare. Però noi possiamo anche andare una cosa, tutta la provocazione e poi non lo stiamo facendo. Però dico, se noi abbiamo capito che le regole sono qui, stiamo cascando nelle stesse regole, dove alla fine sta la scenografia, lui è testo e due cose che lavorano separatamente e poi solamente quando si incontrano si trovano, e queste sono le regole normali. Però noi possiamo lavorare una cosa particolare, che è un testo particolare, che è la rappresentazione, cioè il metateatro. Quanti hanno visto la scena della fabbrica, per esempio? È già molto scenografica, no? Spesso questo deve passarsi le serie, insomma. Non c'è bisogno di niente. Devi metti qualche controluce che crede che si metta, no, non c'è bisogno di nulla. Io quando l'ho vista un po', e poi soprattutto, siamo tanti noi, loro, ci sono entrato veramente di tutto, questo più da immaginare, ma cambierei mentalmente, cioè fammi qualcosa. Tiro l'inglese. Fammi da te da loro. Fammi da te da. E poi c'è un'altra proposta, l'ultima, che alle 5 io ho 5 e mezza, posso comprare e finire lavorare. Andare a mano. Andare a fare la spesa e andare a fare la spesa. Ti ci invito tutti, ti stai invitando a tutti quanti. Sono arrivata per la scuola. C'è ancora il vino? Me l'abito a tutti. Soprattutto. Ah, vero, posso scappare dalla morte di un giorno. Quelle che grande lunghe variamo al primo pensiero, ecco, usiamo queste ore per preparare stasera, così facciamo il pensiero, la gente che preparare, dobbiamo tirare giù anche una, ricaricare, dobbiamo tirare su pure questa qua di dobbiamo staccare, dobbiamo staccare, vabbè, questa è la chiesa. Allora vi vediamo oggi che lasciamo stand by, mettiamo una parola con Danilo. No, qualcosa per noi. Lui ha detto che se noi lo chiediamo un giorno di collaboratore ci fa mostrare tutto quello che fa. Ma la domanda è, non glielo chiederemo. Siamo... Oggi è giovedì, lui non ha ancora fatto la scena per tornare alle scene. Secondo lui anche domani. Forse il primo giorno sarà sabato. Noi pensiamo a ragioniamo sul fatto che sabato mattina, da sabato mattina sabato sera lavoriamo insieme. Lui ci mostrerà le due cose e noi cominciamo a ragionare. Prima di questo, noi le facciamo la roccia, lavoriamo con i cazzi nostri, prepariamo il risultato per stasera. Tu senti che una cosa che abbiamo detto tutti i giorni, perché io voglio l'alta luce da appunto il servizio più inerente a me, la giocata gialla, una cosa che c'è in serviziosa. Come viene?
ragione. Facciamo una scena di regolo. Sì. Senti, la camminetta che devono attuare. La camminetta. Allora, va bene. Qualcuno deve dire che si ha supportato per scrivere una più lunga. Senti, che fa? Lo schiacciolamo? No, dopo fra un po' schiacciolamo. Comunque, fammi prima qualcos'altro. No, ma diciamo vuol fare qualcosa, qualcosa che non sappiamo. Beh, comunque americana. Ovviamente su questo americano che sta di nomi, no? Sono già una valida. Cioè che se ne sta per un quattro anni. Questo non mi ha fatto ricordare. Qual è l'americana che stiamo lavorando?